la lotteria dei calci di rigore. È qui che si scopre la stoffa del vero campione. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Alle spalle del portiere. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Bernardeschi è concentratissimo. Uno a uno, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. E adesso è il turno del secondo rigorista. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Chiesa sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Paolo Dybala tirerà il terzo rigore. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Qui hanno la possibilità di allungare e di ipotecare la vittoria. Rigore importantissimo. Si infila nell'angolo sinistro della porta. E ora sono in vantaggio di due reti. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto, il portiere non è riuscito a deviare. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Stiamo a vedere, se ce la fa, la partita è finita. Colpisce il palo, clamoroso! Qui il portiere è stato fortunato, è stata una questione di centimetri. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Sul palo! Un'esecuzione quasi impeccabile, qui è stato davvero sfortunato. Deve assolutamente parare questo rigore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Basterà il settimo rigore a decretare un vincitore? Staremo a vedere. Stupenda parata del portiere. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Un rigore che vale la vittoria. Handanovic è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e c'è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Il terzo tiratore oltranza va a calciare. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare.
c'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. I tiratori sono quasi finiti. Siamo al numero 9. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Ed eccoci al decimo, ripeto, decimo calcio di rigore. Grande parata. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Non deve far entrare questa palla o è finita. Palo! Il portiere può festeggiare. Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. Ed è una vera gara psicologica fra i due portieri. Vedremo chi avrà la meglio. Ha scelto il centro della porta. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. E la palla è sul dischetto. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Perisic calcerà dagli 11 metri. Portiere spiazzato e palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Se questo pallone non entra, la partita è finita. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Çalhanoğlu si fa avanti per battere il rigore. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro! C'è ancora speranza! L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Brozovic sarà il prossimo a tirare. Splendida parata! Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Deve assolutamente parare questo rigore. E questo è il tiro che decide la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara?